È stato un braccialetto alieno a renderlo così. Ed ora dei segreti che terrà dentro di sé. Con il suo sberro te, sai, ci proteggerà e Ben 10. Oh, il gioco di Ben 10, eccolo qui. Grazie mille Outright Games per averci permesso di rigiocare il buonissimo Ben 10. Dovete sapere che ogni volta che tornavo a casa da scuola, questo era il cartone della mia infanzia, lo guardavo sempre, Ben 10, che si trasformava in 10.000 mostri diversi, ma mai in quello che voleva. Questo comunque è un episodio di Tre Giochi a Casa. Oggi andremo a vedere tre giochi fantastici diversi. Il primo ovviamente è Ben 10 Power Trip. Trovate il link in descrizione se siete interessati ad avere più notizie. Ma per adesso, nuova partita ragazzi, nuova partita, e giochiamoci subito assieme. Vediamo un po' che succede. Ma il primo. Come on Ben, can't you try to appreciate the unique culture around you? Ah, erano andati al campeggio. Questo era il papà e la sua cugina Gwen. Io ho una cotta per Gwen da piccolo. E adesso mi pare che trovano quel braccialetto alieno, no? Homage, homage. Eccolo qua, eccolo qua. Adesso è tempo di trasformarci. Questo è un po' come Spider-Man ha preso il morso del ragno, è diventato un po' supereroe. Anche Ben 10 adesso ah, ma ce l'ha già. Here to foil my brilliant plan. Let's see how you do without the help of your ridiculous. Io pensavo che siamo già eroi, abbiamo già il braccialetto. Pensavo fosse tipo la prima puntata. When I found the other three power crystals with their energy combined, I shall be unstoppable. Porco schifo. Get away with this, Hex. Aia, diglielo Ben 10. Dagli 10 schiaffi. Are you okay? I'm fine. But my aliens. Ecco, sembra buggato. Uga, urca, 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 urca. La tavoletta dice urc, 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 urc. No, tranquillo, sceriffo, va tutto bene. L'abbiamo rischiata grosso, uno stregone volante è appena arrivato e ci ha lasciato una tavoletta. E ok, il gioco inizia qui, ragazzi. Abbiamo appena evaso la polizia in qualche modo. Ora dobbiamo esplorare la mappa, ci fanno un veloce tutorial, io voglio trasformarmi. Ho un monopattino pure! È tipo bellissimo perché è un semi open world, no? Tipo un platform, possiamo andare in giro a cercare segreti e varie cose. Intanto mi ciuccio tutte le monete qua. È molto bello che abbiamo comunque uno skateboard per andare più veloci. Oh, bene, 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 bene. Questo ci permetterà di andare da un punto all'altro senza pensieri. Però io voglio trasformarmi, quindi devo trovare assolutamente un potere. Il mio braccialetto è buggato, quindi dobbiamo trovare un modo per dargli energia. Allora, andiamo un attimo a parlare con Yogi Bubu, capo qua. Signor Yogi Bubu. Ciao Ben, sarò pronto a prendere nota in un momento. Come puoi vedere c'è un bel po' di delirio tra le creature del bosco e il mio... Oh, ma aspetta sto tizio, mi ricordo. Era uno tipo che litigavano sempre. Ragazzi, sono passati molti anni e non mi ricordo tutto della storia. Però insomma... Aspetta! Non mi dire che posso salire le scale con il monopattino! Ah! Qualcuno ha buggato tutto! No! Vabbè, ci andiamo dopo. No, vabbè, ragazzi! Come Ben 10 ha veramente dei superpoteri. E il suo superpotere più grande è salire questa dannata torre con il monopattino. Incredibile, Ben 10. Ok, evochiamo Siren Head a sto punto. Questo è per calmare gli animali nel parco? Non lo so. Oh! Oh! È arrivato un portale. Secondo le mie rilevazioni energetiche dovrebbe essere qualcosa chiamato frattura del vuoto. Sembra che questi portali magici stiano spuntando come funghi per tutta Strudenbleck. Devono essere collegati allo stregone. Devo entrarci? Io abbi paura. Ma andiamo. Oh, qua posso prendere i poteri. Forse si trova... Eccolo qua! Inferno! Vedete, mi sono trasformato. Grazie al mio braccialetto. Nice, ora abbiamo i poteri, siamo molto più forti. Perché lui ovviamente è un bambinetto del cavolo, ha solo il monopattino, ma quando diventa sti cosi diventa fortissimo. Guarda come posso saltare. Con Q abbiamo anche un attacco di fuoco. Wow! Ok, ok. Oh! Eccolo! Lo sapevo, lo sapevo. Eccolo qua il primo alieno. Alienozzo, nabozzo, alienozzo, zabozzo. Boom! Fortissimo.
Ok, guardalo, guardalo. Cioè, siamo immortali, ragazzi. Siamo delle bestie. Siamo delle bestie. Oh, signore, è troppo bello essere inferno. Sboom, inferno distrugge. Ho carbonizzato quella porta. Ah, buttalo giù. Perfetto. Abbiamo aperto, abbiamo riportato il portale che ci porterà a casa. È troppo bello. Li ho buttati giù tutti. Li ho buttati nel vuoto. Li ho fatti sparire. E ora sì, probabilmente possiamo portarci questo nuovo potere che abbiamo appena raccolto nel mondo normale. Eccoci qua! E siamo diventati inferno nel mondo normale. Non so cosa dirà lo sceriffo se mi vede, ma una cosa è certa, tutti quegli alberi che c'erano prima non sono più un problema. Ah, vedete che posso tornare Ben 10, però io voglio, voglio provare ad andargli da superpotere. No, mi sono ritrasformato. E guarda, oh! Cos'è quello? C'è un segreto qui. Cos'è questo? Sono entrato in una caverna. Una porta misteriosa che conduce a un concerto segreto. Nani, vabbè. Ben Tennyson, Lord Decibel. Vabbè, mi ricorda un po' i Daft Punk. Fatemi sapere se voi vi ricordate di tutti questi personaggi. Devo stare attento perché ci sono delle piastrelle ipnotiche che mi uccidono. Quindi devo saltarle, altrimenti mi uccidono. Corri, corri, corri. Vai, 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 stiamo molto attenti. Carino questa cosa. Oh cavolo, ho rischiato grosso. Lord Decibel, mi dispiace per te. Ora ti grifo la base. Oh yeah. Potrei aver rovinato l'atmosfera nel locale, ma era solo l'overture. Sì, sì, dicono tutti così, l'ho arato. Ok, abbiamo griffato totalmente la base. Non farò più concerti lì dentro, bene o male. Oh, hanno portato una macchina, sono qui. Ah, devo dirgli cosa ho fatto. Signor sindaco, va tutto bene. Burgersmeister. Burgersmeister. Ma è tedesco. Allora, ci sono altri strani avvenimenti, mi sta dicendo il sindaco. Dobbiamo andare al villaggio di Grashügel. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ragazzi, i problemi non sono finiti nel mondo di Ben 10. Abbiamo un sacco di missioni da fare. Per fortuna... Questa è la cosa più divertente. C'è Gwen. No, ragazzi, ho da fare. No, devo andare... Allora, ci sono 100.000 missioni da fare. Fammi vedere la mappa intanto, guardate. Ah, abbiamo una mappa enorme, vedete? Assurdo, ma... No, è veramente enorme, non pensavo. Ma se tipo io adesso voglio andare di sotto, non posso andarci così, immagino. Ok, no, immagino di no. Devo prima far spostare il camper a mio zio Max, nonno. Vai, nonno, è più giovane di me, manca poco. Praticamente devo prendere un po' di legna per il nonno. Altrimenti non è felice, non può fare il suo picnic, le sue robe. Lui crede di essere in vacanza. L'unico che lavora qua sono io, sto parco, capito? Devo usare anche i miei poteri per aiutare nonno Max. Eccolo qua. Bene! Ragazzi, la nostra avventura inizia adesso. Dopo aver aiutato Ben 10 Power Trip. Let's go! Un mondo infinito da esplorare. Una campagna fantastica. In stile Ben 10, scegliamo un potenziamento, possiamo anche migliorarci. La fortuna è la cosa più importante. Secondo me, io andrò di fortuna, sarà il mio kit fortuna. Ci sono le piattaforme, wow! Guardalo lì! No, voi non avete idea di dove sono adesso. Forse posso sbloccare un nuovo eroe. Ah, sì, ho cambiato un attimino setup e cappellino, infatti sto registrando questa puntata dopo. Ma comunque dove... Oh, no! No, è 2x. Quello con quattro mani. Sì, me lo ricordo, questo è fortissimo. Guarda che può spaccare le porte con il super pugno. Sbarabim, sbarabem, sbara. Come? Spazio. Boing. No, fortissimo. Cioè, questo è il bello di questo gioco, che puoi sbloccare tutti questi eroi. Questo è solo il secondo di tanti altri che poi possiamo sbloccare. Guardalo, cioè lui li maciulla, se li mangia i nemici. Vai! Guardalo! Mostro gigante contro mostro gigante, ti spiezzo in due. Aspetta che l'abbiamo gankato. È andato, potere del gabbiano e potere di 2x. Aspetta che... Bellissimo. Guarda poi cos'altro possiamo fare, eh? Possiamo spingere le cose per crearci dei passaggi. Vedi che lui la sa lunga. Ok, mi sono portato le varie cose per fare il mega salto.
Yeah. Ok, possiamo uscire dalla dimensione. E ora il potere ce lo portiamo con noi, senza pensieri, senza problemi. Nonno Max, tra un po' sarò io che ti prenderò in braccio, e non il contrario. Quindi finalmente posso aprire la porta della fattoria del nonno Nanni, che voleva che la sistemassi. Oh, puoi riportare i maialini lì dentro e farci tanta porchetta. Contadino, non si spaventa, contadino, che mi vede così. No, lui è impassibile. E finì l'era infestato di mostri. Meno male che non ci sei entrato. Oh, diamine. Grazie, piccolo bambino, che stranamente ha salvato il mondo. Ora vado e ora sistemo anche le carote nel campo. Quindi benissimo, abbiamo un nuovo potere che possiamo usare quando vogliamo. Possiamo essere quello del fuoco, possiamo essere quello a quattro mani, possiamo essere Ben. E più avanti possiamo essere un po' tutti, ognuno avrà il suo potere e le sue, insomma, qualità specifiche. Ah, che bello tirare le rocce al sindaco. A parte gli scherzi, dai, abbiamo ottenuto un nuovo potere, sono contento. Ma per oggi ci fermiamo qua con Ben 10, link in descrizione se siete interessati. E andiamo invece avanti con il prossimo gioco. Oggi non ci fermiamo con i giochi ispirati ai cartoni animati. Abbiamo un gioco dei Transformers. Nuova partita slot 1. Mamma mia, le avventure Optimus Prime. Vi ricordate Optimus Prime? Seleziona missione. Proviamo la prima, atto 1. Iniziamo dal normale, così imparo anche a giocare. Uno dopo l'altro i Deception piovono giù dal cielo. Oh no, i Deception. Transformers. Ai ai ai. Oh no, è una guerra, ragazzi, è una guerra. Aiuto. Eccolo qua il simbolo. No, umano. Parla con me. Ah, grandissimo, è arrivato un altro dei Transformer ad aiutarmi. Bumblebee. Che ci fai qui? Ero venuto in vacanze, è sempre le vacanze che vengono rovinate a qualcuno. Un umano che sfida temerario l'evacuazione della città. Cosa sta dicendo? Ogni tuo desiderio è un ordine. Va bene. Ok, se mi portano al sicuro. Ah, mi sta facendo. Mi ha preso in ostaggio un robot, raga. Mi ha preso in ostaggio e mi ha portato in alto. Ah, con questa scusa adesso noi possiamo comandarlo. Teletranix è sopra di noi. La vista è fantastica. Sto soffrendo di vertigini. Quindi sarò io ad aiutare i vari Transformers dall'alto. Infatti, ah, guarda dietro di te. Allora, devo usare la mia abilità per attaccare il robot. In questo modo lo facciamo fuori. Oh, arato proprio. Ottimo colpo. Ok, ragazzi, ho capito. Il tutorial non mi serve perché ho capito come si muove. È tipo un po' a turni. Praticamente più mi muovo, più punti azioni uso. Quindi devo andare avanti per di qua. Guarda che mi sono trasformato in una macchina. Bellissimo. No, maledetto! Si stanno pungiglione, userò pungiglione. Userò pungiglione. Attacco da tre. Pungiglione, attacco da tre. Bam! Aratissimo. Perfetto. Alcuni attacchi possono causare un'alterazione. Aiuto! Dello stato. C'ho paura adesso. Ciao, ragazzi. Come sta? Non andando bene, dato che sei circondato. Oh, cielo. Bumblebee è circondato. Ecco. Ma porca vacca. Usa il Decepticon, vi spacco la faccia. Allora, intanto distruggiamo questo con il nostro laser. L'abbiamo circondato una parola grossa. Ok, praticamente a turni. Ma è divertente, sapete. Mi sta piacendo un botto. Mi sta piacendo un botto lo stile di gioco. Ok, bisogna sfruttare bene i propri turni. A me piacciono i giochi a turni. Ok, questa volta schianto il primo. Vedete da lontano l'ho massacrato. E sono anche riparato dal muro così non possono uccidermi gli altri. Ora mi sposterò verso destra. No, devo concludere il mio turno. Tocca a loro adesso. Forse era meglio che aspettavo dietro il muro. Aia, aia. No. Vabbè dai, sono molto più forte di loro, quindi non è un problema. Li massacro. Facciamo un attacco da due. Così lo elimino fast e furioso. E poi usiamo di nuovo un attacco da due per uccidere l'altro. No, ho finito il turno. Ma porco schitto. La mia vendetta sarà tremenda. Attacco da due di nuovo. Pungiglione in faccia. Le api fanno male, Bumblebee, è arrivata Shadow. Ehi là. Shadow Striker. È la leggendaria, sei tu quello che è lei. Resta di me dopo che mi avete mandato in mille cosa? Pezzi. Mega attiva. Che cosa vogliono i Decepticon? Perché attaccano? Ah, Megatron ha grandi progetti. Oh. Ma volevo vederti per farmi fuori? Disattivato. Ah, disattivato. Questa parola risuona male in me. Oh. Dopo cicli infiniti, sei mio. Oh, che romantica.
Ma dai, non è giusto che il primo turno lei... Vabbè, prima le signore, giustamente, prima le signore. Si sta avvicinando, pazza furiosa. Mi nascondo qua dietro, mi nascondo qua dietro così non può avere la visuale libera. Ora si deve avvicinare per forza. Non è giusto! Mi ha ucciso attraverso il muro! Pazza furiosa. E ora si sposta pure. Gli faccio un attacco da due, ora gli vado in faccia. Boom! Gli uso un altro attacco, ragazzi. Ha solo un HP. Ha solo un HP. Ah, lo sto orando perché a forza di fargli questi attacchi assurdi lo sto disattivando. Bene così, gli faccio l'attacco finale allora e l'ho eliminata. Ah, mi dispiace, era veramente una bella, macchina. C'aveva una carrozzeria, ragazzi. Allora, qual è il tuo grande progetto? Le tue quattro ruote contro la flotta Decepticon? Quattro ruote e due mani. Oh, è arrivata anche la mia vera girl. Windblade. La prossima volta, Bumblebee. Cosa? Ma è gelosa, è gelosa. Se n'è andata perché è gelosa, ora va a piangere dietro un angoletto. Gli sta bene. Ok, abbiamo completato la prima missione e immagino che anche le altre si vada sempre più avanti con boss finali, nuovi bot, probabilmente da quel che ho capito avremo altri aiutanti che ci daranno una mano nelle missioni. Molto 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 bello, cioè mi piacciono questo tipo di giochi e Athena Transformers, bella, bella l'idea. Ragazzi, link in descrizione se siete interessati. Ma adesso, prossimo gioco! L'ultimo gioco di oggi, ragazzi, è 3D Tail Papyrus. Potrò rifare le voci di Papyrus, finalmente. Mi mancava Undertale. È un gioco su Papyrus. Cosa chiedevo? Spaghetti time. Giustamente. Ehi, è Papyrus. Nani? Ok, siamo davanti a Papyrus e questa è la Genocide Run. Siamo Frask, livello 5. Oh no, it's Papyrus. Posso fare alcune cose? Ah, voglio dirti una cosa e dei miei sentimenti. Sentimenti come... Com'era la voce di Papyrus? La gioia di trovare un altro amante della pasta. L'ammirazione di un altro che ama i miei puzzle. Il desiderio di avere una persona che pensa che tu sei un bravo ragazzo. Insomma, Papyrus mi fa la sua pappardella. Così potrò esaudire il mio desiderio. Diventerà popolare, prestigioso. Questo è Papyrus, il nuovo membro della Guardia Reale. Aia, e l'hai voluto tu? Io volevo risparmiarlo, ma Papyrus... Ma Papyrus mi sta trollando. Papyrus, ti attacco. Ti attacco e PAM! Con la spada, attack! Non mi fa attaccare Papyrus. L'ho colpito! L'ho colpito! Ok! No! No, si sta difendendo con le ossa! Ah! Aiuto, non lo so. Devo muovermi, vero? Sì, devo muovermi. Mamma mia! Ti spiezzo, Papyrus! Papyrus è un po' complicato colpirlo. Ah, mi ha offerto degli spaghetti! Ma what? Che sta succedendo? Aiuto! È più forte di Sense! Che devo fare? Aiuto! Sono arrivato, basta usare le tue ossa, dannato! Sporco! Ti picchio! L'ho colpito di nuovo! Lo sto killando, povero Papyrus! Guarda cosa ha messo! Un sacco di trappole! Questo è il gran torneo d'ossa! Guarda quanti ossicini! Questi ossicini Findus li spiezzettino tutti. L'ho ucciso. No, povero Papyrus. L'ho papirusizzato. Lui voleva darmi solo degli spaghetti. No, mi ha fatto venire in mente brutti ricordi della Genocide. Ah. No, c'è anche 3D Tail Sense. Dopo aver battuto Papyrus, siano pronto per un bad time. Sense, no. Sense, why? Sense! Oh, sei stato occupato, Ho una domanda per te! Una persona cattiva può cambiare... Senti, Sense, abbiamo... Sì, gli uccellini che cinguettano, le papperelle, quello che vuoi. Vuoi avere un bad time? No! Mamma mia! Oh! No! È fortissimo! Sense è troppo forte! Spiez... Fammi mangiare. Mamma mia. Papyrus era easy mod. Sense hardcore mod. Ma porca zozza. Ma io ci vado lo stesso. Ti spiezzo. Mamma mia, ti spiezzo.
Ti spiezzo. Tu non hai idea di come ti spiezzo. Guarda che continua a mancarlo. Aiuto, aiuto. Mi sta massacrando. Non posso far niente, oh, non posso far niente. Non posso far niente. It's too damn strong. It's too damn strong. Sono morto, sono morto. Ah, aiuto, 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 aiuto. L'incubo è tornato. L'incubo è tornato. E va bene ragazzi, questo era tutto per tre giochi a caso. Spero vi sia piaciuto. Presto ne faremo altri episodi. So che vi piace questa serie. I prossimi tre giochi saranno assurdi, ve lo prometto. Per questo episodio comunque concludo qua. Spero vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.